Era il 2017 quando all'unanimità il Consiglio metropolitano della città di Torino votava un ordine del giorno di cui ero prima firmataria e con quel atto abbiamo preso un impegno importante di fronte a tutti i cittadini dell'area metropolitana, in particolare per quanto riguarda il versante della formazione e in ottica di prevenzione del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. Ogni anno attraverso il CESEDI, il nostro centro servizi didattici, promuoviamo dei corsi che sono rivolti agli insegnanti e agli studenti, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, la Regione Piemonte e le associazioni del territorio. In più la città metropolitana è entrata nel protocollo SicurSé con la città di Torino, il Tribunale dei Minori, l'Università e molti altri soggetti. E il 7 febbraio viene organizzato ogni anno un momento congressuale come quello di oggi. Il tema del convegno ogni anno viene definito seguendo le esigenze che, di approfondimento che provengono proprio dalle nostre scuole, ma anche dai giovani che sono impegnati con noi nel servizio civile e dai nostri comuni. Quest'anno devo dire che la scelta evidentemente è stata molto interessante in quanto devo dire che siamo andati ben oltre i confini della nostra area metropolitana, anzi ben oltre la regione Piemonte. Infatti è con piacere che saluto i docenti del Liceo Evangelista Torricelli di Somma Vesuviana che ci stanno seguendo in streaming e la dirigente scolastica, la dottoressa Albano e i docenti Caccavale, Russo, Monda del Liceo Cristoforo Colombo di Marigliano di provincia di Napoli che invece sono qui con noi adesso e al termine... al termine del convegno passeremo a loro la palla perché si sono resi disponibili per organizzare il prossimo convegno nel loro territorio. Prima di lasciare la parola all'assessore Di Martino voglio raccontarvi una cosa, una lezione di una maestra inglese. Che si chiama Rosie Dutton, che eh, per spiegare ai suoi allievi cosa fosse il bullismo, ha portato in classe due mele, semplicemente due mele uguali. Ebbene, ehm, a insaputa dei suoi alunni, prima di entrare in classe, una delle due mele l'ha sbattuta violentemente per terra, ma eh, ha fatto attenzione che esternamente non ci fosse nulla, insomma di diverso, e quindi si è presentata in classe con queste due mele. I bambini hanno osservato che le mele erano identiche. Poi Rosy ha chiesto ai bambini di cominciare a insultare la mela che aveva sbattuto per terra. Hanno cominciato a dire che era brutta, che puzzava, che non era una bella mela. Insomma, eh, hanno iniziato proprio ad insultarla. Poi Rosy ha preso l'altra mela, e quella invece bella e doveva essere eh, appunto profumata eh, e tutti i bambini hanno incominciato ad adorarla. Ebbene... Al termine Rosy eh, ha tagliato le mele. Adesso... E questo è quello che hanno visto i bambini perché all'interno le cose erano diverse. Queste sono le parole di Rosy Dutton: i bambini hanno subito capito che quello che era successo alla mela disprezzata è ciò che capita a che vittima di insulti, molestie e derisioni. Hanno imparato che le azioni hanno sempre delle conseguenze. Quando le persone sono colpite dal bullismo, in particolare i più piccoli, si sentono malissimo dentro, anche se spesso non mostrano o raccontano quello che provano. Da fuori sembrano stare bene, proprio come la mela. Se non le avessimo tagliate le due mele non avremmo capito quanto male le avevamo causato. Al contrario delle mele però, noi abbiamo la capacità di fermare questa cosa. Noi possiamo insegnare ai bambini che non va bene dire cose cattive agli altri e possiamo discutere di come quello che facciamo faccia sentire gli altri. L'esclusione sociale, la discriminazione, le prese in giro, adesso sono affidate oltretutto ai mezzi di informazione quali la comunicazione digitale e possono generare gravi conseguenze nei nostri giovani. Un forte aumento infatti di questo fenomeno è dovuto anche a, perché è amplificato attraverso la diffusione dei social e più aumentano e mutano i sistemi di comunicazione più aumentano le fragilità dei nostri ragazzi. E nuove forme di bullismo si fanno strada, con grandi difficoltà per noi adulti di controllare il fenomeno. Lei rappresentanti delle istituzioni, i docenti, i genitori, abbiamo tutti la necessità di trovare degli strumenti per poter intervenire in modo consapevole. Diventa fondamentale attivare nuove sinergie, fare rete, creare un vero e proprio sistema in grado di contrastarlo, il fenomeno che affligge i nostri giovani. E oggi siamo qui per questo, per far rete tra di noi. Mi lascio con una frase, vediamo se. L'indifferenza è più colpevole della violenza stessa, e l'apatia morale di chi si volta dall'altra parte. Succede anche oggi, verso il razzismo e altri orrori del mondo. Una frase della senatrice Liliana Segre. Grazie.